sono arrivati 50 immigrati in provincia di Lucca, distribuiti tra il capoluogo Camporgiano Gallicano e Bagni di Lucca. Il sindaco di Coreglia dice no a nuove accoglienze. Prende a calci la moglie incinta, è accaduto all'insediamento nomadi di via Mammini a San Concordio. L'uomo arrestato ha anche fratturato la mandibola al cognato. Coro Arcobaleno folla al Palasport per la 18ª edizione di Scuolidarietà. È andato in scena il musical Il Mago di Oz. Lo sport, lo Challenge allievi ha fatto 13, presentata a Pietrasanta la competizione ciclistica riservata agli allievi. 5 le prove in programma, si comincia il 2 giugno a Seravezza, chiusura il 24 agosto a Coreglia. Schio non perdona, Gesam Gas va sotto, anche gara 3 va alle Vicentine che si impongono 71-59 e si portano in vantaggio 2-1 nella serie della semifinale Scudetto. La Lucchese non molla, Punticino Viareggio, i rossoneri passano anche sul terreno della temibile Fortis Juve grazie ad una magia del solito Tarantino. I bianconeri impattano Alpini al cospetto del lanciatissimo Grosseto. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. Quindi altri 50 migranti sono arrivati in provincia di Lucca nell'ambito dell'operazione gestita dal governo per la distribuzione degli immigrati arrivati sulle coste della Sicilia, che sono stati accolti un po' su tutto il territorio nazionale. Sentiamo come sono andate le cose nella nostra provincia. Sono arrivati altri 50 immigrati in provincia di Lucca. Sono quelli sbarcati sulle coste della Sicilia lo scorso marzo che sono stati distribuiti su tutto il territorio nazionale. A Lucca ad organizzare l'accoglienza tra i vari comuni è stata la prefettura, che ha definito ancora una volta ottima la risposta del territorio. Vediamo come sono stati distribuiti i nuovi arrivi. Sono tutti uomini, in prevalenza provenienti dalla Nigeria e dalla Malesia. Il comune di Lucca ha accolto 20 persone nella struttura CEIS di via Pesciatina e in quelle del gruppo volontari accoglienza immigrati in via dell'Angelo Custode e sulla Sarzanese a Sant'Anna. A Camporgiano sono stati accolti 13 immigrati, a Gallicano 10 e a Bagni di Lucca 7. Sale così a 87 il numero complessivo dei migranti sbarcati negli ultimi mesi sulle coste italiane e accolti nella nostra provincia. Vedendo il dato della distribuzione complessiva, ci si accorge però che a dare la disponibilità per l'accoglienza sono sempre gli stessi comuni. A Lucca ci sono adesso 27 migranti, nella piccola Camporgiano ben 23, a Gallicano 18, a Bagni di Lucca 11 e a Capannori 8. Non ci sono comuni versiliesi, sembra perché già alle prese con una grave emergenza abitativa. Ma mancano anche altri grandi comuni della Lucchesia. E proprio in queste ore c'è stata la presa di posizione sull'argomento da parte del sindaco di Coreglia, Valerio Amadei, che ha detto no all'accoglienza dei migranti. In passato abbiamo aperto le porte del nostro comune a questo tipo di iniziative, ha detto Amadei, facendoci carico anche di situazioni di mala convivenza e di ordine pubblico. Oggi le condizioni sociali sono notevolmente cambiate. Sempre di più sono i cittadini che non riescono ad arrivare a fine mese. In queste condizioni, continua il sindaco di Coreglia, appare difficile destinare energie a favore di soggetti non residenti a scapito di cittadini residenti nella nostra comunità. Dovendo scegliere, conclude Amadei, è chiaro ed evidente che prima di tutto vengono i miei cittadini. Un tema sul quale probabilmente ci saranno ancora discussioni. Andiamo avanti con il telegiornale, con le altre notizie della giornata. È stato arrestato Massimo Remorini, il viareggino indagato per la sparizione delle due donne di Torre del Lago, Maddalena Semeraro e Claudia Velia Carmazzi, avvenuta nel 2010. L'uomo sarebbe coinvolto in una rapina avvenuta ad Imola il 17 febbraio scorso con altri due complici. Sono ancora in corso indagini per chiarire quale ruolo abbia avuto Remorini in questa rapina. Remorini è stato comunque arrestato questa mattina ed è stato portato nella caserma dei carabinieri di Viareggio per essere interrogato. Successivamente è stato trasferito al carcere di San Giorgio di Lucca. E adesso sempre per la cronaca parliamo di un grave episodio di violenza che è avvenuto a Lucca e che ha coinvolto anche una donna in stato di gravidanza. Un grave episodio di violenza che ha coinvolto anche una donna incinta di 28 anni.
Lo hanno reso noto i carabinieri e le responsabili del Codice Rosa, le dottoresse Piera Vanti e Mirella Lenci. È accaduto a San Concordio, all'insediamento Nomadi in via Mammini, dove un uomo di 26 anni, Michele Stepic, al culmine di un litigio per motivi familiari, ha aggredito la moglie di 28 anni, incinta di 6 mesi, facendola cadere a terra e colpendola con pugni e calci. Fortunatamente in aiuto della donna sono intervenuti la sorella e il cognato, ma la furia di Stepic, ex pugile, non si è fermata e ne ha fatto le spese proprio il cognato, colpito al mento con un terribile gancio che gli ha fatto esplodere la mandibola. Frattura scomposta ed esposta, cioè con l'osso che è fuoriuscito dalla pelle, e 40 giorni di prognosi. Per la donna invece l'intervento dei familiari è stato provvidenziale, ha evitato colpi al basso ventre e il bambino si è salvato. Stepic è stato arrestato con le accuse di lesioni gravissime, maltrattamenti e resistenza, perché ha anche cercato di sottrarsi alla cattura. Purtroppo, hanno spiegato le dottoresse Lenci e Banti, questo è il 6° episodio di violenza su donna incinta che accade quest'anno in Lucchesia e il contesto in cui è maturato quest'ultimo non deve ingannare. Ci sono stati anche casi che hanno visto coinvolte coppie della borghesia lucchese o comunque ambienti che non hanno difficoltà di inclusione sociale. Ancora la cronaca. Sabato un'anziana di San Filippo era stata avvicinata da una donna che le aveva chiesto informazioni per raggiungere l'ospedale. In segno di gratitudine, dopo aver ricevuto le informazioni, la donna aveva donato all'anziana una collanina e poi l'aveva abbracciata prima di risalire in auto. Solo dopo la signora anziana si è accorta di essere stata derubata della sua collana in oro e di aver ricevuto in un oggetto di nessun valore. L'auto, grazie anche ad altre segnalazioni, è stata fermata dalla polizia sulla via per Camaiore. Sulla vettura, all'interno di un sacchetto ben nascosto, c'erano diversi gioielli falsi in metallo giallo. 3 rumeni sono stati denunciati e sono in corso indagini per trovare la quarta componente della banda, autrice del furto alla signora di San Filippo. E adesso parliamo del nuovo ospedale San Luca, ancora polemiche in corso. Questa mattina c'è stata una conferenza stampa da parte del Partito dei Comunisti Italiani. Sentiamo che cosa è stato detto. Il San Luca continua a far discutere. Il Partito dei Comunisti Italiani di Lucca chiede un consiglio comunale straordinario con la partecipazione dei comitati e dei sindacati per fare il punto della situazione dalla parte dei cittadini e di chi nell'ospedale ci lavora. Il coordinatore lucchese del partito, Francesco Nolli, insieme a Catiuscia Tomei e Antonio Falbo, ha ribadito la richiesta di una sanità pubblica gratuita e diffusa sul territorio, lanciando l'allarme sul rischio di un ospedale che interviene solo nella fase acuta, lasciando per il resto le famiglie da sole in balia del privato. Noi vogliamo che il San Luca non rischi di diventare una cattedrale nel deserto, dove magari gli ammalati, dopo le prime cure, vengono abbandonati al loro destino insieme alle loro famiglie, essendo poi dopo costretti a rivolgersi al privato, ma che ci siano una serie di strutture che appunto per il dopo garantiscano alle famiglie quello che poi la sanità pubblica effettivamente deve garantire, la possibilità di curarsi nel miglior modo possibile, avendo l'assistenza domiciliare migliore possibile e soprattutto la vicinanza, diciamo, delle proprie famiglie. I comunisti italiani hanno chiesto anche tutela per tutti i lavoratori impegnati nella ristorazione e nelle pulizie dell'ospedale, chiedendo inoltre di non consentire più gli appalti in regime di massimo ribasso. Protesta del Comitato Pendolari Lucca-Firenze perché ad un mese dalla sua installazione ancora non è utilizzabile la nuova pensilina su Viale Europa per i passeggeri dell'autobus. Infatti non è stata ancora spostata la palina della fermata e quindi i mezzi pubblici si fermano 100 metri prima della pensilina. I pendolari chiedono al Comune quanto dovranno ancora aspettare. E c'è stato il furto di un'auto lo scorso martedì 8 aprile nel pomeriggio al parcheggio pubblico di via Baccelli a San Marco, vicino alle scuole primarie. I ladri hanno portato via una Fiat Uno di colore grigio chiaro con la targa Lucca 540698. L'auto appartiene ad una operatrice scolastica di una cooperativa che lavora alle scuole, è una di quelle cooperative che hanno subito il taglio delle ore di lavoro e quindi si tratta di una persona già in difficoltà.
quindi chi avesse notizie o avesse visto l'auto è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione. Adesso passiamo a tutt'altro argomento. Il Palasport di Lucca ha ospitato oggi la 18ª edizione della manifestazione Scuolidarietà. Il palazzetto dello sport è trasformato in una grande scena teatrale per Scuolidarietà, la manifestazione ideata e realizzata dall'Associazione Musicale Coro Arcobaleno allo scopo di reperire fondi per l'acquisto di materiale scolastico. Quest'anno va in scena Il Mago di Oz, il racconto di Frank Baum, trasformato in musical da Francesco Rinaldi, autore e vincitore di numerose edizioni dello Zecchino d'Oro. Tribune gremite per lo spettacolo. A dare vita alle coreografie e alle scene sono state le scuole di Lunata, Picciorana, Gragnano, Marlia, Camigliano, San Colombano e Capannori, con la partecipazione dell'English Primary School, oltre al gruppo coreografico e di recitazione del Coro Arcobaleno, che ha rappresentato tutti i personaggi principali del racconto. Cristina Torselli ha ovviamente diretto il Coro Arcobaleno, vero motore di tutta la manifestazione. Lo spettacolo è stato realizzato con il contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca e il patrocinio dei comuni di Lucca, Capannori e Porcari e della provincia di Lucca. Prima di chiudere, vi ricordo che domani, martedì 15 aprile, è in programma all'Auditorium San Romano di Lucca un incontro sul tema delle ristrutturazioni edilizie e della riqualificazione energetica, promosso da Unicredit e dagli ordini degli ingegneri, degli architetti e dei commercialisti. È tutto per questa prima parte del TG, ci fermiamo per la pubblicità e subito dopo arriva lo sport.